Non più a torso nudo come in molti lo ricordano, ma comunque vacanza sportiva a metà settembre dopo il viaggio di lavoro di Vladimir Putin alle Primorie e nella regione dell'Amur, il presidente russo si è preso una breve pausa e si è riposato in Siberia in compagnia del ministro della difesa russo Sergei Shoigu. Per diversi giorni il presidente russo è stato lontano dalla civiltà e alla fine di settembre il Cremlino ha pubblicato le foto della taigà siberiana con splendidi panorami e il presidente che camminava nella foresta e pescava. Il suo segretario stampa, Dmitry Peskov, ha affermato che il presidente è riuscito a guidare un veicolo fuori strada e anche una barca.